Ciao a tutti e a tutte, come promesso in un video precedente rifaccio il cuore Swarovski, quello che avevo fatto era uno dei primi video e alcune mi hanno fatto notare, chi in maniera educata e gentile, chi no, che comunque sia alcuni passaggi non si capivano, che la luce non era tanto buona, che la voce era bassa, eccetera, eccetera. Quindi, per chi non è riuscito a seguirlo, per chi se l'è perso, per chi volesse vederlo, comunque io vi ripropongo questo video di questo cuore, per chi non avesse ancora capito. È un cuoricino interamente fatto di Swarovski, questa volta l'ho fatto in due colori in modo che possiate capire meglio come si cuociono le due parti. E niente, poi l'ho rifinito con della conteria, niente di che. Quindi io vi lascio il video, ve lo dico, è lungo. Cioè, è proprio lungo, cioè, mettete qua sigaretta, whisky, quello che vi pare, popcorn. Nel frattempo, ogni tanto fate una pausa, ve lo dico, è proprio molto molto lungo, perché comunque sia, ho spiegato veramente tutti i passaggi. Quindi spero che vi piaccia e comunque per qualsiasi cosa scrivetevi e vi mando un bacio, non lo so se lo pubblico entro il mese di gennaio oppure a febbraio quando insomma nel periodo di San Valentino, non lo so, a sorpresa. Quindi vi saluto e vi mando un bacio, ciao a tutti. Prendo una sessantina di centimetri di filo di nylon da 0,25 e prendo 4 Swarovski e li infilo su un lato del filo. Quindi 1, 2, 3, e il quarto lo incrocio, quindi infilo uno Swarovski su un lembo di filo e l'altro lo vado a incrociare. Metto due capi di filo vicino, tiro lo Swarovski e ho fatto questo motivo di 4 Swarovski. Ecco, allora, adesso devo andare avanti e fare un altro passaggio e infilo su ogni lembo di filo, quindi quello di destra e quello di sinistra, uno Swarovski, uno e uno, e li mando giù. Poi ne prendo un terzo e lo infilo o a destra o a sinistra, indifferente, da una parte. Prendo l'altro filo e lo incrocio nel verso opposto, in questo modo. Unisco due lembi di filo, prendo lo Swarovski e tiro giù. E ho fatto un altro motivo. Quindi adesso ripeto un'altra volta lo stesso passaggio. Swarovski a sinistra, Swarovski a destra e incrocio. Quindi ci ritroviamo ad avere questi tre elementi. A questo punto dobbiamo andare avanti e inserire uno Swarovski su questo filo che tengo nella mano sinistra. Quindi qui, e
e incrociare uno Swarovski con quest'altro filo, quindi infilo uno Swarovski nel filo di nel, sì, nel filo che tengo a destra e lo vado a incrociare col filo di sinistra e tiro. In questo modo ho fatto una curva, quindi avevo un filo che usciva di qua e un filo che usciva di qua. A sinistra ho inserito uno Swarovski e ho incrociato sul filo di destra, quindi mi trovo in questa posizione. A questo punto ancora sempre sul filo di sinistra, quindi quello che mi va verso l'alto, inserisco un altro Swarovski, un bicono, vabbè io li chiamo Swarovski, comunque un bicono, e di nuovo, come ho fatto prima, inserisco un altro bicono sull'altro filo e incrocio. E porto giù. Quindi ho un filo che mi esce verso l'alto e un filo che mi esce verso il basso. A questo punto devo far passare questo filo che mi esce verso la mia mano sinistra nello Swarovski che ho subito accanto, in questo modo. E vado verso il basso. Nell'altro filo, quello che mi esce esternamente, che tengo nella mano destra, infilo uno Swarovski, un bicono, vado a prendere un altro Swarovski e lo incrocio, quindi sempre il primo nel filo che tengo sulla mano destra. E lo incrocio con l'altro filo. Vado giù. E mi trovo in questa situazione, quindi devo camminare verso il basso. Ora, di nuovo, faccio passare il filo che mi trovo nella mano sinistra nello Swarovski che ho subito a fianco. Come ho fatto prima, e vado verso il basso. Poi di nuovo infilo uno Swarovski, un bicono nel filo opposto, quello che tengo a destra, ne infilo un altro e lo incrocio col filo che tengo a sinistra. E tiro. Ora,
A questo punto devo di nuovo il filo di sinistra infilarlo nel bigono che ho subito accanto, di lato, verso il basso, e questa volta sempre nel filo di sinistra, quello che ho appena infilato verso il basso, inserisco un bigono lo mando giù e incrocio un altro con l'altro filo, quindi inserisco un bigono nel filo di destra e lo vado a incrociare col filo che ho nella mano sinistra. Vado giù, tiro e praticamente mi ritrovo in questa situazione. Eravamo qui, ho infilato il filo in questo Swarovski, ne ho messo subito dopo un altro e ho incrociato. Quindi mi ritrovo in questa situazione. Adesso nel filo che mi esce verso il basso devo infilare due Swarovski, due, quindi in questo filo che esce verso il basso, questo che tengo nella mano destra, infilo due Swarovski, due bigono. No. E due. Riprendo l'altro filo e vado a incrociare un terzo Swarovski, quindi lo inserisco nel filo che ho a destra, che ho nella mano destra, e lo incrocio come al solito con il filo che ho nella mano sinistra e tiro. Quindi vedete, sto risalendo. Sono in questa posizione, sto risalendo, sono qui. A questo punto, come ho fatto prima, sfrutto il bigono che ho a fianco e questa volta col filo sempre di sinistra, che ho nella mano sinistra, lo inserisco dentro il bigono che ho vicino e tiro su. In questa maniera. Poi, sempre il filo che ho appena inserito, che ho mandato verso l'alto, che è il filo che tengo nella mano sinistra, infilo un altro bigono, prendo l'altro lembo di filo, che è lo che tengo nella mano destra, e incrocio un altro Swarovski. Quindi vado giù e mi ritrovo in questa situazione. Ero qui, sono salita qui, ho inserito uno Swarovski qui, ho incrociato questo, quindi ho un filo che va verso l'alto e un filo che va verso il basso. Adesso devo fare la curva del cuore, questa, e mi manca comunque ancora un passaggio. Quindi nel filo che va verso l'alto, quindi quello che tengo nella mano sinistra, mi è crollata la telecamera. Quindi stavo dicendo, nel filo che tengo nella mano sinistra, questa qui che va verso l'alto, infilo un bigono, poi prendo l'altro lembo di filo e incrocio un altro bigono, quindi lo infilo
nel filo che tengo nella mano destra e lo incrocio col filo che tengo nella mano sinistra, se ci riesco. Tiro. E sono in questa situazione. Ora, ultimo passaggio, ho incrociato questo bigono e, come al solito, sfrutto il bigono vicino e lo infilo, il lembo che mi esce verso l'interno nello Swarovski più vicino verso il basso, tiro, poi nell'altro filo, quello che mi va all'esterno, inserisco un bigono. Lo porto verso giù e a questo punto faccio un nodo tra i due fili, anzi due nodi, uno e due. E vedete che la prima facciata del cuore è fatta. Si lavora in verticale, se insomma ve ne siete accorte sicuramente. Ora possiamo mettere un goccino di colla qui, ripassare i fili all'interno dei vari Swarovski, dei vari bigono, fare se vogliamo altri nodi, insomma come vi fa più comodo a voi, e tagliare i fili e fare un'altra faccia uguale identica a questa. Ecco, ho realizzato le due facce del cuore, adesso bisogna cucirle insieme. Prendiamo un altro pezzo di filo, sempre da 0,25, e prendiamo una facciata del cuore. Qui dove ci sono i due cuori della punta, contiamo 1, 2 e 3 e infiliamo il filo in questo modo nel terzo Swarovski laterale. Poi il filo che scende da sotto praticamente lo dobbiamo far passare in quest'altra facciata, e quindi contiamo 1, 2, 3 e lo infiliamo da quest'altra parte. Prima però di fare questo bisogna inserire un bigono, in questo caso io lo metto bianco, quindi inserisco il bigono, poi di nuovo 1, 2, 3 al terzo Swarovski, infilo il filo. In questo modo prendo l'altro lembo di filo, li unisco per avere diciamo la stessa lunghezza, e mi aggiusto in questa maniera. Vedete, quindi questo è il lato, questo è un lato, questo è un altro, in mezzo c'è il bigono. Adesso a questo punto ritorno su al vertice dei due fili e uno dei due fili, in questo caso in quello che tengo a destra, infilo un altro bigono e lo incrocio con il filo che ho a sinistra.
In questa maniera unisco i fili e porto giù. Una volta fatto questo, sia a destra che a sinistra vado avanti e quindi dal filo che mi esce dalla parte sinistra continuo la cucitura e infilo l'ago nello Swarovski che ho di lato a sinistra. Stessa cosa faccio dall'altra parte con il filo e lo Swarovski che ho alla mia destra. Tiro il filo perché si devono unire bene, quindi ho incrociato prima qui, ho inserito i fili uno a destra e uno a sinistra in questo modo e adesso vado a prendere un altro bigono e lo incrocio. Parto sempre dal filo qui di destra, ma è indifferente. Quindi infilo, incrocio, unisco i fili, prendo lo Swarovski e tiro. Vado giù e continuo. Inserisco l'ago, questo è un passaggio un po' delicato perché bisogna tenere il filo stretto, se no gli Swarovski comunque si allentano con il filo. Quindi a questo punto, come ho fatto prima, sono uscita da qui, infilo l'ago nel primo Swarovski che mi trovo al lato, che sarebbe questo, tiro e la stessa cosa la faccio nell'altro lato. Tiro. E a questo punto, una volta che sono uscita dagli Swarovski laterali, incrocio il bigono bianco. Tiro vado avanti. Vado avanti e ci avviciniamo qui al centro del cuore, nella parte superiore. Quindi tengo il lavoro fra le dita. Vado avanti verso lo Swarovski centrale, tiro il filo da un lato, dall'altro. Tiro bene i fili e questo bigono che andrò a mettere sarà il centro dove poi andrò a far passare il filo per fare il cappetto e poter mettere, far passare una catenina o quello che volete voi. Quindi incrocio lo Swarovski, il bigono. E sono al centro del cuore. Ora vado avanti e passo il filo attraverso l'altro bigono che ho subito dopo, laterale, sia verso al lato sinistro
che nel lato destro ecco qui e continuo con un altro bigono bianco. Si sente la lavatrice che sta facendo la centrifuga. Ok, a questo punto vado sempre avanti cucendo, quindi Swarovski laterale da un lato, Swarovski laterale dall'altro e un altro bigono incrociato. Continuo da entrambi i lati, praticamente gli Swarovski che sono laterali, quelli più sporgenti, devono essere cuciti insieme, uniti da, vedete, si deve fare sempre il quadratino, quello precedente, i lati, e adesso andiamo a incrociare con un altro bigono bianco. L'ho fatto così in modo che magari si può capire meglio. E lo faccio tutto. Ti faccio vedere proprio tutti i passaggi in modo che possiate capire. Allora, quindi continuo. Da questo lato. Da quest'altro. Ricordatevi di tirare sempre bene il filo. Incrociamo. Andiamo avanti. Con questa tecnica dell'incrocio si possono anche fare dei cubi. Basta fare una griglia quadrata, anzi delle griglie quadrate, e poi cucire i lati. Allora, ora siamo alla punta del cuore. Quindi andiamo su, mettiamo, incrociamo un altro bigono bianco. Abbiamo quasi finito, quindi
Adesso dobbiamo inserire l'ultimo bigono bianco. Mi sono data una telecamera in faccia, se mi può interessare. Allora, ultimo bigono bianco, incrociato. A questo punto ripasso nei bigoni laterali rincrocio nel bianco, 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 bigoni laterali rincrocio nel bianco centrale e ci rivediamo a questo punto. Ok, siamo arrivati al centro qui del cuore. E a questo punto dobbiamo inserire della conteria. Io uso delle rocaie, o da un lato o dall'altro, indifferente. Sto usando delle rocaie 11-0 e il numero lo decidete voi a secondo di quanto volete grande il cappietto. Ho inserito 15 rocaie sul lato, adesso con l'altro lembo di filo dall'altra parte ripasso il filo dentro tutte le rocaie nel senso opposto in questo modo. Ecco, in questo modo, e poi faccio passare questo filo in senso contrario nel bigono in mezzo qui, centrale, e quest'altro filo nel senso opposto. Si tira, magari è un po' complicato qui farlo vedere, magari ci si aiuta anche con un ago. Comunque, ecco, da questa parte è andata. Vediamo da quest'altra parte. Quindi si tira bene e si continua a ripassare il filo dall'altro lato. E se siamo venuti da qui si continua per rinforzare il lavoro come abbiamo fatto prima. Swarovski laterale, incrocio quello bianco, Swarovski laterale, incrocio quello bianco fino ad arrivare dall'altra parte. Poi se volete sempre si fa un nodino in un lato e si fa passare il filo attraverso gli Swarovski, si taglia e il cuoricino è pronto. Ecco, questo è il cuore finito e quando alla fine cucite tutto insieme, insomma, finite il lavoro, l'importante è che queste quattro perline, questi quattro bigoni vengano fuori perché sono questi che danno la bombatura, vedete? Alla curva qui alle curve del cuore. Quindi, se vi dovesse andare un bigone in dentro, voi non fate altro che con un ago, qualsiasi ago, lo prendete, se sta dentro, così, e
e lo ritirate fuori, insomma, da un buchino entratelo e lo ritirate fuori. L'importante è che ci sia questa bombatura perché è questo che dà, diciamo, l'effetto pieno e particolare di questo cuore. E comunque vedete anche questi bigono, anche se non sono Swarovski al 100%, vedete come brillano. A me piacciono molto, l'importante comunque è dirlo, quindi alla fine costano un pochino di meno, ma alla fine fanno la loro figura. Quindi vi saluto ancora, un bacione.